Ma non è finita. Come non è finita? No, 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 c'è anche qualcos'altro dentro. Che cos'è? La card di Rafa Leao. Sì, una figurina di Rafa Leao, perché un altro regalo che ti facciamo per questa vittoria del Pallone d'Oro è organizzare un incontro con lui. Un incontro con Rafa Leao. Wow, ragazzi. Tu e Leao vi incontrerete, coronerai questo sogno. Buongiorno ragazzi, mancano esattamente 2 giorni al vero e proprio incontro con Rafa Leao. Mi sono appena svegliato, appena all'idea di pensare che tra 2 giorni sarò con Rafa Leao, ragazzi, mi vengono veramente i brividi, anzi mi tremano le mani, e sarà un'esperienza veramente bellissima e emozionante. Non avrei mai pensato di poter riuscire a incontrare un idolo, perché per me in questo momento è assolutamente un idolo. Sta facendo veramente bene al Milan, è veramente forte, è uno dei giocatori che secondo me nei prossimi anni, non dico che diventerà il più forte, però secondo me sicuramente entrerà nella top 3 dei giocatori più forti se continuerà ad avere questo rendimento e se continuerà a crescere sempre di più. E quindi ragazzi, niente, ci tenevo giusto ad aggiornarvi perché mancano 2 giorni, ma anche se appunto mancano 2 giorni inizio già a sentire quelle che sono le emozioni e i brividi che mi salgono su per la schiena. Detto questo ragazzi, adesso oltre all'incontro con Leao ci sarà anche il viaggio a Miami subito il giorno dopo, e quindi dovrò assolutamente prepararmi anche per il viaggio a Miami, tant'è che adesso preparerò le valigie e metterò tutto a posto, in ordine, anche camera, che sarebbe l'ora, e ci vediamo direttamente a quel giorno lì. Buongiorno signori, ci siamo. Oggi è il giorno e sto per incontrare il mio idolo. Sarà dura questa giornata, ma noi ci siamo. E c'è anche una sorpresa per Rafa Leao. Ragazzi, siamo pronti? Siamo pronti per incontrare il giocatore? Siamo ma qui c'è un altro giocatore. Ma che giocatore? Ma che giocatore con questa bella faccia? Ma Barcellona, c'è il Champions League femminile, ragazzi. Sì. Numero 12. Tu quando racconti queste stronzate ci credi pure. Ci siamo. Allora ragazzi, ho fatto una sorpresa a Rafa Leao, però non vi posso mostrare niente, non posso spoilerare niente, però ho fatto una sorpresa a Rafa Leao. Secondo voi in che cosa si consisterà? Ho fatto una bellissima sorpresa a Rafa, ragazzi, lo scoprirete più tardi all'interno del video. Ma ragazzi, stavolta l'ho fatto e non si torna più indietro. Ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati a Milano. Mamma mia, lì dovresti fare la sfida. Ed è qui che il ragazzo verrà. Tra 3 ore Leao sarà qui, ragazzi, davanti a noi. Incredibile, non vedo l'ora, signori. Ragazzi, ci siamo quasi. Mamma mia, ragazzi. Iniziano meno 2 ore. Come a scuola, il pranzo, certo. Il pranzo pre-Leao. Ci siamo ragazzi, questo è il van in cui se vincerò entrerò a Rafa Leao. Andiamo direttamente negli spogliatoi, qui ci sono gli spogliatoi con tutta la roba. Ragazzi, mi sono vestito, non vi mostro sopra perché è una sorpresa, lo vedrete dopo, e sono pronto per incontrare Rafa Leao. Ci siamo. Andiamo. Lo conoscete o ve lo devo presentare? No, anche lo conosco. Ragazzo con le treccine che un po' ti assomiglia, vediamo se sì, anche la qualità tecnica. Non devo lasciare male, occhio. Attenzione, segretamente tipa per te, mi sa, eh. Pressione. Non ti devo deludere. Comincia Samuel, vediamo dove la tira. Fammi vedere qualcosa, dai. Vediamo cosa ti fa vedere. Oh! Eccolo! È proprio del cerchio rosso! È tinta con i capelli! Ho visto che poteva fare bene, quindi bravo, guarda. Oh, sai, ma lui ha vinto 2 palloni d'oro su YouTube, molto forte. Ragazzi, video terminato, mamma mia, signori,
che emozione, che brividi incontrare dal vivo Rafa Leão. Adesso, appena uscirà dal van, anzi, scusate, è appena uscito dal van, faremo due chiacchiere con lui e gli andrò a spiegare un po' tutti questi anni, questi paragoni tra me e Leão. Ragazzi, gli ho anche dedicato la capigliatura, cioè più di così. Quindi ragazzi, oltre a parlare con lui, cercheremo di farci dedicare un'esultanza da fare in partita. Quindi vediamo se riusciremo ad ottenere la nostra esultanza. Si avvicina sempre di più il momento, ragazzi, sono tanto 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 in ansia. È lì che giustamente lo stanno fermando per le foto e tra poco toccherà a me. Tra poco tocca a te, sta arrivando il momento di flexare il pallone d'oro, perché ricorda che tu hai due palloni d'oro, lui ha zero. E lui no, e lui no, e lui no. Ci siamo, in tutti questi anni mi avete paragonato a Rafa Leão e oggi ce l'abbiamo qui davanti. Allora Rafa, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Allora, qua su YouTube Italia mi ha sempre paragonato a te, perché ci assomigliamo in un qualche maniera, forse un po' il sorriso. Oggi solo per te ti ho dedicato questa capigliatura molto particolare, perché di solito i miei capelli sono sempre neri. Sì? Sì, eh. Io sono il pallone d'oro di YouTube Italia, due volte campione d'oro. Quindi anche, spero che anche tu in carriera potrai vincere. Sì. No, mi ha fatto veramente piacere. Allora, ti do una richiesta. Siccome tu hai dedicato questi capelli, devi dedicare un'esultanza. Ok. Allora, come? Quindi, come la facciamo? Allora, una bella esultanza, chiamata e poi è tempo, perché è sempre tempo di Mila, okay. Hai capito? Bravo, bravo, bravo. Te lo ricordi? Va bene, chiamata e tempo, lo guarderò e poi dopo lo inserirò all'interno ci del video. Ci provo già venerdì, dai. Va bene? Va bene, grazie mille, Raffaele. Facciamola mercoledì. Vuol dire forza MSP, che io gioco nell'MSP. Forza MSP. Andiamo, prossimo acquisto. La cosa? Sì. Vai. Si conclude qua questa magnifica esperienza. Ho realizzato il sogno di penso la maggior parte dei milanisti in questo momento, perché sono riuscito ad incontrare Rafa Leão. L'ho incontrato ovviamente grazie ai miei amici Pirlas, che mi hanno permesso di fare questa esperienza, e sul loro canale è uscito il video dove ho partecipato alla challenge per PlayStation, ragazzi, quindi mi raccomando, andatevi a vedere il video. Ho vinto, non ho vinto, lo scoprirete solo guardando il video, però la vera vittoria, ragazzi, è aver conosciuto Rafa Leão e aver parlato con lui. Sta facendo veramente bene al Milan, spero che possa continuare a fare bene, ma soprattutto per la sua carriera, siccome è ancora molto giovane, secondo me può fare veramente tanto. Io ho vinto il pallone d'oro, ma secondo me tra qualche anno ce l'avrà anche lui. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video molto particolare, misto vlog, misto racconto di questa mia esperienza con Rafa Leão. Ci vediamo in un prossimo video. Adesso andiamo direttamente a Miami, se non ci siamo già stati. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi sui miei profili social, quindi Instagram. È uscita la foto con Rafa Leão, andate a sfondare il tasto di like su Instagram con Rafa Leão, mi raccomando. Da Milano è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi, ciao!